Interviene ora il consigliere Vergini. Grazie. Con la delibera di oggi questa giunta e questo PD vorrebbero mettere la parola fine e lasciarsi alle spalle questo scandalo che è stato motivo di non poco imbarazzo. Una vicenda che ha causato una spesa non prevista di 1,5 milioni di euro alle casse comunali e che prosciugherà i fondi di emergenza fino al 2017. Che dire, speriamo che non faccia il nevone quest'inverno. La città di Forlì meritava di essere amministrata con più trasparenza e responsabilità. E invece negli ultimi 20 anni sono stati fatti dei debiti milionari senza che fossero imputati a bilancio. Questa è l'innegabile verità. A forza di mettere la polvere sotto il tappeto si è vista la montagnola. E purtroppo è toccato a voi gestire questo bubbone, colleghi. Ed è stato gestito proprio nella maniera peggiore. Grosso errore della maggioranza è stato quello di negarci di istituire una commissione d'inchiesta sulla vicenda, alla faccia della trasparenza. Ma i forlivesi hanno il diritto di conoscere la verità. E anche se voi oggi pensate di mettere la pietra tombale, la verità prima o poi verrà a galla. Speriamo grazie anche ai nostri esposti, perché noi, anche se forse l'assessore Bricolani pensa diversamente, siamo orgogliosi di essere dei collaboratori della giustizia e non ci tiriamo indietro se dobbiamo fare la nostra parte e se vediamo qualcosa che non va, la segnaliamo. Si dice che il principio che dovrebbe ispirare l'amministratore pubblico è quello del buon padre di famiglia. Cosa fa il buon padre di famiglia? Spende i soldi solo se ce li ha. E invece cosa è stato fatto dal Comune di Forlì negli ultimi 20 anni? Ogni volta che si nominava un avvocato per difendere il Comune, si mettevano a bilancio sempre e solo 1.200 euro circa per ogni causa, senza fare preventivi o ipotesi di spesa. E oggi, anche dopo 20 anni, ci vengono presentate tutte in una volta parcelle che possono arrivare anche a 20.000 euro a causa o anche più. Capite che c'è qualcosa che non va. Cosa hanno fatto i sindaci e gli assessori al bilancio negli ultimi 20 anni? Ve lo dico io cosa hanno fatto. Dormivano. Perché non ci voleva un genio per prendere il numero totale delle cause legali del Comune di Forlì, che sono tantissime, e la voce di bilancio dedicata alle spese legali, fare una bella divisione e per capire che forse c'era qualcosa che non andava. E invece a questo punto è lecito pensare che questa modalità di gestione facesse comodo. Anche perché abbiamo saputo dall'ultimo comunicato stampa di La Forgia che il Comune in questi 20 anni ha incassato più di 1.100.000 euro di entrate da coloro che hanno perso le cause contro il Comune. Quindi seguite il mio ragionamento. Da una parte c'erano delle entrate, ma dall'altra parte non si imputavano correttamente a bilancio le uscite. Facile così la vita delle varie giunte, con molto margine di spesa in più. Peccato che il conto adesso sia arrivato tutto in una volta. E quello che è emerso è molto probabilmente solo una parte, perché come dimostra anche l'allegato B della delibera che andate ad approvare oggi, che contiene di fatto, come ci ha confermato anche il dottor Senni in commissione, una nuova legittimazione di debito fuori bilancio, mai vista prima, una cifra sicuramente piccola, cioè 16.700 euro, ma si tratta di altre 19 cause e altri due nuovi avvocati che spuntano magicamente solo adesso, questa volta dal servizio welfare, dove la dirigente IBA ci dice solo adesso al Consiglio Comunale che ci sono dei debiti fuori bilancio. Prima non l'aveva detto. E anche questa volta ci viene chiesto di votare senza averci fornito la documentazione minima per capire di cosa si sta parlando. Anche se le abbiamo chieste, non ci sono ancora state date le determine di assegnazione in carico, non ci sono state date le note pro forma, non ci sono state date le sentenze di tutte queste 19 cause. La storia si ripete. Legittimo quindi pensare che quello che è emerso fino ad oggi sia solo la punta dell'iceberg. Quanti altri debiti fuori bilancio ha il Comune di Forlì? Punto di domanda.
Passiamo ora alla Forgia. Come sapete, noi del Movimento 5 Stelle abbiamo fortemente contestato l'operato di questo dirigente. Apprezziamo che sia stato rimosso dall'ufficio legale, ma a nostro parere non è abbastanza. Andava rimosso anche dagli altri importanti incarichi che conserva tuttora, perché un dirigente che non impegna correttamente le cifre che andavano impegnate, mi dispiace, ma semplicemente non fa bene il suo lavoro. Qui si parla forse anche impropriamente di debiti fuori bilancio. Queste sembrano vere e proprie omissioni e non c'è parere pro veritate che tenga. Parere, lo ricordo, costato alti 13.688 euro, ma che non ha alcun valore in tribunale, come abbiamo udito in commissione dagli stessi avvocati che l'hanno redatto. La Forgia in commissione si è difeso dicendo che quel modo di fare era la prassi e che non si trattava di debiti fuori bilancio, che come noto dovevano avere caratteristica di certezza, liquidità ed esigibilità, e quindi non essendoci la parcella dell'avvocato non erano certi. Ma la domanda che si fa all'uomo della strada è: per quale motivo gli avvocati non emettevano parcelle quando erano passate anche 10 anni dalla sentenza? Lo stesso avvocato Taroni, che ha redatto il parere pro veritate in commissione a domanda diretta, ha ammesso che questo si era chiesto anche lui, ma che non aveva trovato risposta. E allora mi permetto di fare uno più uno io. Scusate, ma se la Forgia sapeva che non c'erano le parcelle, perché non le ha mai chieste agli avvocati? E qui torniamo al discorso di prima. Forse conveniva che queste spese non risultassero a bilancio? Punto interrogativo. La ricognizione dei debiti fuori bilancio, fra l'altro, è obbligatoria fino dal 2011. Perché non è stata mai fatta? Punto di domanda. E infine, l'ultima beffa, l'accordo di rateizzazione stipulato con gli avvocati prima di informare i consiglieri comunali del debito fuori bilancio. La Forgia sostiene di averlo fatto, d'intesa con l'assessore Bricolani, e su pressione dei revisori, col fine di quantificare il debito. Devo dire che però questo mi sembra un modo molto curioso di quantificare, firmando cioè un accordo di rateizzazione con i due avvocati che detenevano il 90% del debito, cioè di Giovanni e Alberti. Ma come ha rilevato anche l'Ordine degli Avvocati, quindi non io, questa azione equivale ad un vero e proprio riconoscimento del debito. Peccato che questa fosse una prerogativa del Consiglio Comunale e non di La Forgia. Se si fosse voluto fare le cose per bene, c'era un modo. L'ammontare del debito fuori bilancio andava quantificato facendo fare un parere pro veritate prima, non dopo la legittimazione del debito. Perché questo non è stato fatto? Va spezzata una lancia a favore del Collegio dei Revisori, che ha richiamato numerose volte La Forgia all'ordine per farsi dare una quantificazione di questo debito fuori bilancio, che invece è stato rimandato fino all'ultimo momento, fino ad arrivare alla situazione paradossale che solo il 27 luglio scorso si è spiegata la vicenda ai consiglieri comunali, e meno di 24 ore dopo noi consiglieri, il 28 luglio, ci è stato chiesto di votare la legittimazione in consiglio. Prego di non intervenire. Senza che fosse stata data un'adeguata informazione e senza lasciare il tempo per riflettere e fare approfondimenti a tutti noi. Tutti noi, ed in particolare i consiglieri di maggioranza, sono stati messi di fronte a un ricatto. O si legittima il debito subito o il comune viene commissariato. Io questo lo dico e lo ribadisco proprio a tutela del Consiglio Comunale, che ritengo sia stato letteralmente preso in giro. Tutta la vicenda è stata decisa nel modo peggiore e probabilmente al di fuori delle regole. Tutto ciò premesso, non siamo nati ieri e nessuno crede che la Forgia abbia agito in autonomia. Ci risulta poco credibile che il resto dell'amministrazione e soprattutto la sfera politica fosse all'oscuro di quello che stava succedendo. Quindi è arrivato il momento che ognuno si assuma la propria responsabilità. E qui mi riferisco ovviamente all'assessore Bricolani, che è in quel ruolo non da ieri, non da un anno, ma da almeno 6 anni. E che aveva il dovere di vigilare, ma non l'ha fatto. E che probabilmente sapeva e invece ha taciuto. E che adesso, mi spiace, ma se ne deve prendere la responsabilità. E per rispetto del Consiglio e della cittadinanza forlivese
dovrebbe avere il buon senso di rassegnare subito le dimissioni. Noi questo lo chiediamo formalmente. Il sindaco Drea, invece, dovrebbe quantomeno ammettere di aver sbagliato e chiedere scusa assieme ai suoi predecessori degli ultimi 20 anni per aver scelto volutamente di abdicare al suo ruolo delegando, seppur a norma di statuto, la totalità delle decisioni e degli orientamenti relativi al contenzioso ad un solo dirigente, che esercitava addirittura la rappresentanza legale del Comune di Forlì fino ad arrivare alla firma della Procura. Tutto è stato lasciato per 20 anni nelle mani di una sola persona, una scelta irresponsabile, più unica che rara se confrontata anche con gli altri comuni d'Italia. Una scelta che ora state cercando frettolosamente di sistemare, cambiando lo statuto, ma ahimè fuori tempo. Sarei curioso di sapere cosa ne pensa anche l'autorità anticorruzione. Concludo, colleghi, capisco il vostro sdegno nel vedere una vera opposizione che vi fa notare la vostra inadeguatezza, ma questa è la nostra missione e continueremo a farlo senza sconti finché avremo voce in gola. Grazie.